Bene, allora innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi a questa serata che Riva Dinamica, il Circolo Rivano di Autonomia Dinamica, il movimento che l'onorevole Mauro Ottobre, al quale ha dato vita tempo fa, che abbiamo presentato al Palazzo dei Congressi il 25 febbraio, con grande successo devo dire, ha pensato di fare una tavola rotonda, non ce l'abbiamo, è dritta, ma comunque chiamiamola rotonda che è lo stesso, fare una tavola rotonda a Riva su tre temi abbastanza importanti, crediamo siano i tre temi principali, ce ne sono tantissimi, ma questi sicuramente sono quelli che sul nostro territorio ovviamente richiamano di più la presenza di politica e di chi può operare sul territorio per trovare e migliorare. Turismo, ambiente e territorio per uno sviluppo dinamico del Garda Trentino. Ovviamente dinamico doveva starci dentro nel titolo perché sennò altrimenti onorevole Ottobre non era questo il tema. E prima di iniziare a presentare gli ospiti porto il saluto del presidente dei campeggiatori, della FAITA, credo sia l'associazione, Livio Valentini, che era stato invitato ma purtroppo non può partecipare questa sera. Mi hanno detto fra il resto che questa serata anche ci sono parecchie altre serate in Valle di Ledro, eccetera, eccetera, per cui vabbè, la data scelta è questa. Noi siamo qui, quindi grazie di nuovo di essere intervenuti. I nostri ospiti relatori, comincio dall'onorevole Mauro Ottobre, padrone di casa, non ha bisogno di tante presentazioni, è abbastanza volto noto e conosciuto. Elisa Ressegotti, vicepresidente di Garda Trentino Spa, lei è qui in qualità appunto di vicepresidente del Ex In Garda, così aiutiamo a comprendere, ma è anche presidente di ASAT, l'Associazione Albergatori Trentini. Poi abbiamo Massimo Fia, direttore dell'Agraria. Dov'è Massimo? Eccolo qua. Buonasera Massimo. Abbiamo. Oh, ho cambiato, scusa. Ho già sbagliato. Sono andato secondo. Tu mi stai dietro o no? Allora, Elisa Ressegotti, Massimo Fia, ci siamo. Allora, Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fiere Congressi, grazie Presidente di essere qui. Poi Francesca Lorenzi, vicepresidente dei commercianti al dettaglio, buonasera signora Lorenzi. Massimiliano Martinelli, presidente del consorzio Riva in Centro. Gabriele Gaglieni, che è un po' il padrone di casa, direttore di questa struttura del Dulac e Du Parc, ma anche del Lido Palace. Silvio Rigatti, in qualità di rappresentante anche di UNAT, dell'Unione Albergatori, ma albergatore, titolare dell'Active Hotel Santa Lucia di Torbole, e infine, dulcis in fundo, la nostra Sara Bombardelli di Riva Dinamica, geometra, libero professionista, con il quale disquisiremo un po' sui temi viabilità, quello che sarà, quello che scaturirà anche magari da qualche domanda poi del pubblico. In sala è presente Caterina Dominici, alla quale chiedo ovviamente che diciamo un saluto a tutti. Prego, Caterina. Grazie. Credo che Caterina non abbia bisogno di presentazioni, ma comunque io ho nasci a Romallo il 26 aprile, quindi a pochi giorni? Ma O no? mai, Non, no, non ho detto la data. compleanni non ci Non ci sono. sono, la data Chi non è la nato dico. nel dopoguerra elimina i compleanni. Ma me la sente, ha una voce potente che si sente lo stesso. Comunque, laureata in lettere e filosofia teoretica alla Cattolica di Milano, incarico di preside in diversi istituti della provincia, sindaco di Romallo negli anni Ottanta, consigliere comprensoriale della Valle dei Non, la fondazione di Rezia, l'associazione culturale e linguistica per la ladinità nonesa, consigliere provinciale, assessore regionale alla cooperazione e al credito. Caterina, Aiuto, basta, aiuto, basta basta, così. basta. Grazie, un saluto, un grazie per l'invito, grazie in particolare all'onorevole Ottobre, col quale ormai lo ripeto, siamo lontani parenti e provenienti per via della sua mamma dallo stesso paese. Un benvenuto a tutti voi, ai relatori in particolare e tanti di voi li conosco. Un saluto a loro, non prima di aver detto tre cose rapidissime, già che la serata è dedicata al turismo nell'ambito dell'Alto Garda, ma in generale poi alle altre fonti economiche, ma due, tre considerazioni telegrafiche le voglio fare. Prima di tutto, stiamo vivendo una fase di stagnazione tipo quella brežneviana nell'ex Unione Sovietica. Parlo naturalmente della provincia, del Consiglio e della Giunta, e perciò aspetta noi, specialmente con
come autonomia dinamica a risorgere, è già incominciata la risurrezione. In secondo luogo, è veramente inconcepibile che sia assessore al turismo un personaggio che di turismo non sa nulla, la sua professione è quella di fare il veterinario, noi ci impegniamo naturalmente, ma per lui il turismo è come per me l'elettronica o l'idraulica, ma naturalmente le connessioni sono state quelle distorte di questi personaggi. Il fatto è però che vuole tentare di dire, non dico di fare, qualcosa di turismo. Venire poi a parlare da voi, che siete il meglio in senso assoluto di tutto il Trentino, un giorno deve aver detto che siete uno dei territori più belli del Trentino Alto Adige, altro che uno, il più bello, il più sviluppato turisticamente, lo sappiamo tutti, e chi opera nel settore ancora di più. Nei 4 anni, sta per iniziare il quinto, e inizia anche con tutti voi, con noi, la risurrezione, e nessuna riforma è stata fatta, nessuna elaborazione della produttività e nessun aiuto se non piccoli interventi, proprio bocconcini buttati di qua e di là unicamente per soddisfazioni episodiche. È vero che in qualche luogo o c'è l'APT, ci sono altre strutture che funzionano laddove lui, questo assessore, non mette mano e non fa giungere o il suo e il loro gruppo le loro negative e aberranti influenze. 2 altre cose e concludo. L'altra aberrazione assoluta è questa, che non ascoltano nessuno, che non si confronta assolutamente, e la struttura generale dell'andamento turistico, non da voi che vi arrangiate, però manca l'ente provincia. In giro però per il Trentino la struttura scarseggia, la difficoltà di internazionalizzazione è evidente a tutti, in certi luoghi contano lo sviluppo turistico con l'aumento del numero delle notti dei passanti, per dirvi delle aberrazioni. Ma un po' ce ne intendiamo, me ne intendo anch'io, perché nelle legislature precedenti, avendo approfondito più di tutto il turismo di montagna, mi abbiamo presentato con Mauro alcune leggi sulla rivisitazione dell'agriturismo, sugli alberghi diffusi, il turismo agreste, il turismo familiare, la valorizzazione dei siti archeologici, storici, celebri e così via. E leggi approvate ma mai finanziate, o meglio, finché c'eravamo noi ci siamo intervenuti in alcune zone con tutti i valori artistici, religiosi e storici che abbiamo nel Trentino, ma cosa vuoi che ne sappiano quei due? Infine, mi sono fatta qualche appunto per non soffermarmi troppo, infatti adesso chiudo, e ha avuto l'assessore al turismo, questo che è lì appiccicato provvisoriamente, ha avuto la brillante idea, con i suoi compagni di viaggio, immagino specie uno che viene da Milano, la brillante idea di applicare una tassa. Siccome siamo in epoca di crisi e di tasse non ce ne sono abbastanza, la brillante idea di imporre e di applicare anche la tassa di soggiorno. L'aberrazione assoluta. Speriamo di salvarci da questa gente. Complimenti a voi per tutto quello che fate e naturalmente
all'amico e parente Mauro Tobre. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Caterina. Per il saluto e l'introduzione, non ho fatto il nome però, non ho colto, dell'assessore al turismo. L'innominabile. Bene. No, era per un po' per stuzzicare, ci sono argomenti a bizzeffe, potrei lasciar perdere le domande che mi sono preparato per ciascuno per prendere degli spunti dal saluto di Caterina, ma ovviamente, onorevole Ottobre, a lei il compito di inaugurare questa, ufficialmente questa tavola rotonda, magari parlandoci un po' di che cosa ha bisogno della nostra provincia, di riforme, ma di che cosa ha bisogno il Garda Trentino veramente per uno sviluppo dinamico. Grazie Claudio, buonasera a tutti, presenti intervenuti, i relatori, gli amministratori comunali, il sindaco di Toro, il vicesindaco, l'assessore di Droti, i consiglieri comunali che sono qua presenti, amici e amici, operatori turistici. Ma questa serata nasce la necessità, secondo noi, secondo me, che il nostro territorio debba un po' alzare la testa. Alzare la testa perché noi siamo un territorio con vocazione turistica, abbiamo il lago, anche la montagna vicino con la Val di Ledro, eccetera, e però non abbiamo un peso specifico anche a livello politico. Cioè non riusciamo a essere in grado di incidere nelle scelte politiche strategiche che dovrebbe essere questo territorio, se pensiamo anche allo sport, il lago crea un sacco di sport per esempio, ma anche il nostro territorio. Ecco che questa necessità nasce di cercare di far comprendere, anche capire magari stasera con i relatori per quale motivo, per quale ragione un territorio così importante con i numeri oltre 3 milioni, ma parliamo anche in termini generali di provincia autonoma di Trento, con circa 9 milioni di presenze contro le 20 del Sud Tirolo, ecco che allora qualche domanda ce la dobbiamo fare, anche perché non è pensabile che questo territorio venga gestito singolarmente come ogni piccolo orto, ogni amministrazione fa il suo. Qua stasera abbiamo qua, lo ringrazio, il sindaco di Nago Torbole, Gianni Morandi, lui è vicepresidente della comunità del Garda. Non si capisce per quale ragione un comune importante come Riva del Garda ne sia uscito. E questo è una cosa molto grave, perché quando si parla di Lago di Garda, non è un Lago di Garda solo di una comunità, un territorio, ma è un lago che ha vocazione turistica ed è molto importante per tutte le regioni d'Italia, per tutte le regioni limitrofe, ma anche per noi trentini e anche per Riva del Garda. Non tutti sanno, per esempio, che il governo ha messo adesso dentro nel DEF, nel documento economico finanziario, circa 100 milioni per fare il nuovo collettore che a sud del Lago di Garda perde, sono collettori di fognature. Interesserebbe anche a Trentino se il Lago di Garda si inquina. Ecco che questa partita la giocano solo altri comuni, tranne magari quello importante del Garda. Non si capisce anche come mai a volte la politica sembra ferma, diceva prima il collega Dominici, ma pensiamo anche alle piccole cose che possiamo fare o quelle non fare, per esempio iniziare a fare i cantieri evidentemente in una Pasqua. No? Non possiamo pensare, non abbiamo una viabilità qua che è una pista di go-kart, quindi pensare anche alle amministrazioni comunali, dobbiamo iniziare a fare proprio insieme dei ragionamenti più strategici. Questo è un territorio che può diventare un laboratorio, io dico a livello regionale, perché abbiamo le intelligenze, abbiamo le capacità, abbiamo gli imprenditori per poter inventare, innovare anche nuove situazioni. Non serve essere degli economisti per capire che una provincia piccola come il Trentino ha due fattori di crescita importanti, uno è il turismo e uno è l'internalizzazione delle aziende. Ebbene, su questi due settori, che non vuol dire prendere le aziende e portarle all'estero, ma vuol dire cercare nuovi mondi, nuovi mercati per le nostre aziende, però pensate l'indotto che gira intorno al turismo. Ecco che allora se da un lato facciamo insegnare ai nostri studenti il trilinguismo, le lingue, eccetera, dall'altro non ci preoccupiamo di come trovare il posto di lavoro. Non possiamo sempre chiedere all'imprenditore. È evidente che i tempi della politica non rispecchiano attualmente quelli degli imprenditori. Siamo indietro. Ecco che allora anche, per esempio, dopo parlerà magari Sara Mobardelli, anche lì nel tema dell'edilizia è stato il tema più che ha colpito la nostra provincia. Ecco che anche lì è evidente che non si può incentivare la costruzione delle abitazioni se abbiamo troppe domande. Ma quello che noi dobbiamo incentivare, che non fanno purtroppo, è la completa ristrutturazione di edifici turistici
per ottenere più qualità di accoglienza. Dobbiamo avvicinarsi agli standard su Tirolo. Ecco che allora se la provincia non interviene lì, primo, tirando via la burocrazia, e c'è troppa burocrazia in questo settore, incentivando le strutturazioni, non si può pensare con la situazione economica che siano gli imprenditori, sia bancari e anche le divinità, di lasciarli soli. Ma è una cosa che abbiamo studiato, che se tu investi del denaro in una strutturazione alberghiera, c'è un indotto PIL enorme, lavorano progettisti, lavorano artigiani, idraulici, c'è una catena importante. È anche un settore importante, anche qua noi potremmo diventare proprio una piattaforma di un modello innovativo di come fare. E se a fianco alla richiesta di una riforma così, si dice all'imprenditore che viene agevolato, incentivato fortemente, dice a fianco, però tu mi assumi anche, ottieni più punteggi, nel momento in cui mi assumi dei ragazzi che sappiano le lingue, questo occorre anche per accogliere le persone, per accogliere i turisti, ma anche nel mondo dell'italianizzazione delle imprese. Ecco, oggi se non sai l'inglese, se non sai le lingue, non vai da nessuna parte. Ecco che è evidente che queste cose sono importanti da trasmettere. Abbiamo scuole importanti, d'altro canto non c'è collegamento. Giorni fa c'era un articolo sul giornale che su Tirolo hanno chiesto alla Sicilia il reperimento di persone, di cuochi, però hanno chiesto come la cosa importante è sapere il tedesco. Ma i nostri ragazzi il tedesco lo studiano a scuola, lo sanno. Ecco che non c'è collegamento, l'assessore al turismo di Trento non parla con l'assessore di Bolzano, e questo è un danno assoluto per noi, si vedono queste piccole cose. Anche noi potremmo dare la nostra eccellenza, la nostra motivazione dei nostri ragazzi per cercare formazione. Anche io credo che il nostro territorio debba stare alla testa, non è pensabile che anche nei punti chiavi strategici di tutte le società partecipate non abbiamo persone dell'Alto Garda-Ledro. Io non sto facendo un discorso localistico solo per noi, eccetera, ma non è pensabile, il Trentino va turismo di montagna e di lago. Quindi non è più pensabile questa cosa qua. Dobbiamo iniziare a far squadra, serate come questa di questa sera, iniziare a sentire, a relazionarsi, capire i punti deboli, ma anche degli piccoli accorgimenti. Ma non siamo ancora stufi di vedere i turisti che non leggono i cartelli in bilingue. Ci vuole così tanto. Non lo so io, è una cosa che si deve fare queste cose qua. Chi è quel comune che ha il coraggio di fare una cosa così? Chi è che quando noi italiani andiamo all'estero e troviamo una scritta in italiano, ah che bello, si riconosce, è un senso di riconoscimento anche, no? Di cortesia, l'italiano è apprezzato, invece noi il tedesco lo troviamo solo nei campi, con le cose lì, ma il resto, la segnaletica pubblica, per esempio, dove segnalano la farmacia, le cose importanti, non so, oppure il centro storico, queste cose qua sono delle piccole cose che non si vedono, non si vogliono fare. Oppure come il cantiere, la gestione dei cantieri, ma io credo che si possano programmare il cantiere pubblico, evidentemente d'inverno, per non incentivare anche gli asfalti. Adesso ho iniziato a asfaltare, si asfalta adesso, ma viva Dio, almeno asfaltiamo la sera, asfaltiamo la notte, come fanno in altre comunità. Sono piccole cose che poi io credo che i relatori di questo tavolo avranno sicuramente modo a che dire. Anche mettere in contatto e vendere i nostri prodotti, anche la presenza del direttore dell'agraria, che lo ringrazio, è molto importante. Questa struttura Dulac, chi nota, ha notato prima i tavoli, c'è l'olio nostro del Garda, c'è l'acqua trentina, viva Dio, ma noi dobbiamo anche questo fare turismo, questo fare promozione. Se noi aiutiamo, se gli abbrigatori comprano i nostri prodotti locali, è evidente che anche lì è una catena, ma anche lì siamo troppo concentrati nella grande distribuzione e abbiamo perso anche il piccolo vuol dire qualità, e l'azienda agraria o piccoli produttori di olio che abbiamo è una cosa molto importante. Il nostro olio ormai ha riconosciuto premi internazionali di tutto il mondo, ma anche questo è un veicolo di pubblicità e di turismo. Anche questo dobbiamo fare, spesse volte sono lasciati quasi da soli, ma sì, sono bravi, eccetera, eccetera. Allora noi dobbiamo finirla di pensare sempre di andare a Trento col cappello in mano. Noi dobbiamo avere le idee chiare di cosa vogliamo fare ed essere consapevoli che il turismo è una economia molto importante per il nostro territorio. Ecco che allora da soli non è più pensabile ragionare così. Ecco perché in serate come queste devono iniziare sul territorio, creare dibattito, creare e sentire, io voglio che stasera emergano anche le criticità per verificare il turismo cosa ha bisogno e cosa manca, perché se noi lasciamo ogni imprenditore ragionare da solo con la sua testa, guardate che non si va da nessuna parte. Questa è una battaglia che si vince stando insieme e stando uniti. Io credo che stasera ci sarà un dibattito anche molto importante, noi abbiamo la fortuna di avere qua anche delle fiere importanti, anche questo indotto, ma quante difficoltà si riscontrano intorno a quei momenti, quelle cose lì.
quante cose, siamo pronti per questi grandi eventi? Quante volte vediamo anche queste società che devono andare avanti col freno a mano tirato e con tutte le potenzialità che abbiamo? Ecco che allora io credo che stasera iniziamo a fare un piccolo passo avanti anche per avere la giusta dignità che questo territorio deve avere. Noi non siamo i servi sciocchi di nessuno, noi siamo della popolazione che vive di turismo, è una cosa molto importante, vive anche di grande industria, certamente sì, però noi dobbiamo puntare sul turismo per ottenere una qualità più e per creare un laboratorio, per elaborare nuove strategie di mercato, e qui sono anche imprenditori al tavolo che sono riusciti da soli, con un'esperienza personale, a emergere fortemente con risultati enormi, e questo è molto importante. Noi dobbiamo cercare di diventare l'eccellenza del Trentino, e non solo del Trentino ma anche della regione. Grazie. Grazie onorevole per la sua introduzione che ha abbracciato a 360 gradi quello che adesso cercheremo di andare a sviluppare nel dettaglio, partendo da Elisa Ressegotti, che è vicepresidente di Garda Trentino, ex Ingarda per capirci, nonché anche presidente di ASAT, Associazione Albergatori. Partiamo dalla riflessione di Mauro Tobre, dell'onorevole, ma io ho puntato pochi dati, quelli del 2016 che mi ricordo che sono stati forniti da Ingarda, da Garda Trentino S.p.A. nel nostro territorio. 3,5 milioni di presenze, questo 3,6 credo sia il dato esatto, 3,5 milioni di presenze, sono 1,5 milioni di turisti per 3 giorni circa, no? Le presenze sul territorio circa, dopo eventualmente Rigatti se mi corregga se sbaglio. E una Pasqua che abbiamo recentemente passato, pur con le traversie, accennava ai cantieri, alle asfaltature, eccetera, insomma, sì, sembra che, non lo so, permettetemi una riflessione prima di chiudere la domanda, perché credo che arriva il 1° ottobre, non so, forse gela, va a 30 sotto zero e rimanga a 50 sotto zero fino a marzo, non lo so se non si possono fare, adesso non abbiamo qui, è una riflessione che mi è venuta spontanea anche perché nel mio lavoro, chi mi conosce sa cosa faccio, tanti mi domandano ma è proprio il momento di fare il cantiere, che devo fare io? Cioè rispondo, interrogo, mandate una lettera, fate qualcosa, magari dopo qualcuno lo stuzzichiamo, Presidente Pellegrino mi guardi così. La Pasqua è andata bene, ma va bene così, Elisa? Va bene così? I dati che ci hai appunto prima elencato rispetto al 2016 fanno capire che comunque siamo una destinazione che sta sempre crescendo, nonostante situazioni magari di altre realtà trentine che soffrono un po' di più. Un po' è merito nostro, un po', come hanno già detto altri, anche il contesto internazionale che spinge l'ospite anche a scegliere la nostra destinazione come una destinazione tranquilla, sicura, dove si può anche praticare molteplici attività, perché ovviamente il nostro territorio ci dà a disposizione tantissime chance e opportunità, anzi il primo nostro uomo marketing è proprio il territorio e il meteo. Anche il meteo l'anno scorso ci ha graziato, dunque mettendo insieme un po' tutti gli elementi, il fattore umano e il fattore sicuramente degli imprenditori nonché del nostro territorio, i risultati sono quelli che abbiamo raccolto. Ovviamente questi sono numeri in merito alle presenze, perciò sappiamo i pernottamenti e non ci danno assolutamente quello che può essere la spesa media del turista, che invece è uno degli obiettivi che cerchiamo di spingere, di portare avanti, di aumentare, per aumentare anche la stessa qualità dell'offerta locale. Nel senso che mi permetto di fare così un po' di, magari un appunto anche ad alcuni colleghi che si trovano recentemente anche a fare magari del revenue spinto, ma senza veramente conoscerlo, e questo è sempre un po' pericoloso, bisogna avere le competenze per utilizzare certi strumenti. Questo chiaramente lo faccio presente perché alcuni hanno le competenze, si fanno chiaramente seguire da consulenti che sono preparati a riguardo, però dall'altra abbiamo magari delle altre realtà che ci provano e alla luce di altre destinazioni che da anni stanno facendo queste scelte, il rischio è anche quello di depauperare anche quello che è il territorio se non si fa con le dovute consapevolezze e attenzioni. Dunque anche questo entra un po' in ballo, in gioco su quello che è l'attenzione a come il nostro territorio si offre e si propone sulla scena internazionale. Vi ricordo che comunque il nostro territorio è uno di quelli che è più internazionalizzato rispetto al resto del Trentino, come diceva prima giustamente la nostra Caterina, siamo uno dei territori che può elencare moltissime nazionalità che ci conoscono per molteplici motivi, non solo legati allo sport ma anche alle fiere e anche altre attività che riusciamo ad offrire in pochi chilometri quadrati.
Dunque, che dire della Pasqua? La Pasqua è partita bene, c'era veramente mi pare sia, eravamo praticamente quasi al 100% di presenza in alcuni comuni, e in alcuni territori qua della zona, anche in generale dell'Alto Garda. È chiaro che è un'apertura che ci fa ben sperare per tutto il resto della stagione. E siamo in una situazione, adesso sentivo altri colleghi sul 25 aprile, dove abbiamo un attimino di calo, aspettano numeri sul Bike Festival, perché come sempre è un evento che ci apre la stagione anche dal punto di vista dell'outdoor. E poi avremo un maggio che sarà l'insegna delle festività, ma solo verso la fine del mese. Dunque ci aspettiamo, come sempre, una situazione un po' altalenante prima della vera spinta dell'estate e delle vacanze. E questo ci fa anche riflettere sul fatto di migliorare le performance nei periodi di bassa stagione, dunque ragionare su tutti quegli eventi che ci possono aiutare sia da un punto di vista sia dello sport che dei congressi, piuttosto che delle fiere, piuttosto che di altre attività, per migliorare quella che è il periodo già di apertura molto lunga delle nostre strutture, perché a differenza di altre realtà noi abbiamo un periodo molto lungo, abbiamo molti giorni di apertura, più di 190, e continuiamo a cercare di allungare quando dall'altra, anche come in Garda, cerchiamo di migliorare le performance nei periodi in cui già molti colleghi sono aperti.